Buongiorno, come ogni anno Gilda TV vi propone una sintesi sull'operazione di mobilità del personale docente. I tempi ristretti per la presentazione delle domande, che ricordiamo vanno effettuate via web, utilizzando l'applicazione del MIUR Istanza Online, non potranno che produrre disagi al personale interessato. Da Roma, Francesco Capacchione, consulente nazionale Gilda. Per quanto riguarda il personale docente, malgrado le proteste della Gilda UNAMS, l'amministrazione è stata irremovibile e pertanto ha imposto come data d'inizio per la mobilità il 26 febbraio e come data di fine il 16 marzo. E quando verranno compilate le graduatorie interne d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari? Notoriamente sono 15 giorni successivi all'ultimo giorno previsto per la mobilità. Pertanto, essendo quest'anno il 16 marzo l'ultimo giorno, le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari vanno compilate dal 17 al 31 per evitare di falsare la realtà per eventi che possono essere avvenuti nei termini previsti. Ci sono modifiche significative rispetto all'anno scorso? Modifiche rispetto a quanto disposto per l'anno scorso non ce ne sono state e sono state recepite solo quelle, diciamo, evoluzioni normative che si sono verificate nell'ultimo anno scolastico, quindi tra un contratto per la mobilità e quello successivo. In pratica, con l'attivazione dei CPIA, i corsi per gli adulti, nei quali sono confluiti i CTP, i centri territoriali permanenti, si deve prestare la massima attenzione nel presentare le richieste, quindi nell'esprimere le preferenze, tenendo ben conto che i CPIA non sviluppano un organico, ma le richieste, le titolarità e i trasferimenti riguardano esclusivamente i codici dei CTP, nei quali i docenti sono incardinati. Un altro aspetto che è stato contemplato nel CCNI è la validità del diploma o maturità magistrale conseguito ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 97, che da quest'anno consente di sfruttare nei passaggi di ruolo o nei passaggi di ruolo consente di sfruttare anche la scuola dell'infanzia. Quindi si può accedere alla scuola dell'infanzia con il possesso del diploma conseguito ai sensi del DM citato, purché i titoli di studio siano stati conseguiti quadriennali o quinquennali entro l'anno scolastico 2001-2002. Un altro aspetto che è stato contemplato per la prima volta nella mobilità di quest'anno è l'unificazione delle aree della DOS, cioè della dotazione di sostegno delle superiori, notoriamente suddivise in quattro aree che, per quanto riguarda la mobilità, per volere dell'amministrazione, si sono dovute unificare con la contrarietà
della nostra federazione, che pertanto ha ritenuta unica organizzazione sindacale di non firmare questo contratto che penalizza in particolar modo il personale a tempo determinato. Il biennio per i disabili, previsto dal decreto legislativo 151 del 2001, che prevede la possibilità di fruire per i familiari di un biennio assenza dal lavoro. Ebbene, poiché questo biennio rientra comunque nei congedi parentali, si è ritenuto di dover precisare che laddove ci fossero docenti che non prestano servizio per una frazione o per l'intero biennio, non viene meno per loro la valutazione dei 6 punti previsti per il servizio nella scuola di titolarità. Vi ringrazio per aver ascoltato queste precisazioni e comunque per essere seguiti in modo più esaustivo vi conviene rivolgervi alle sedi provinciali della Federazione Gilda UNAMS per un'assistenza qualificata. Grazie.